Sovrappeso ed obesità, sedentarietà in costante aumento, abitudini e stili di vita scorretti facilitano lo sviluppo del diabete, una patologia in rapida crescita. In Italia sono 3 milioni i diabetici tipo 2 diagnosticati, quasi il 5% della popolazione, ed 1 milione di persone sarebbero già affette dalla malattia senza saperlo. Studi epidemiologici prevedono che in Italia nel 2030 vi saranno 5 milioni di diabetici ed in altri paesi del mondo le previsioni sono ancora più impressionanti. L'UNS20, così come tutte le aziende sanitarie, si occupa di prevenzione come mission aziendale e quindi per raggiungere questo obiettivo è stato quasi spontaneo il coinvolgimento dei medici di medicina generale, che sono i più presenti sul territorio e riconoscono anche in ambito familiare. Noi abbiamo un ruolo molto importante nel prevenire questa malattia ancora prima che si manifesti, instaurando nella popolazione generale delle buone abitudini di vita, fondamentalmente lavorando sull'attività fisica, sulla dieta, su una buona dieta e sull'evitare soprattutto il vizio del fumo. Questo è un lavoro che si fa a monte, quindi nella prevenzione. E poi abbiamo un altro ruolo molto importante nella diagnosi precoce. Quando noi arriviamo a fare diagnosi, molto spesso sono passati dai 5 ai 10 anni dalla comparsa del diabete, quindi molto spesso sono già manifesti gli effetti devastanti di questa malattia sui vari organi, particolarmente gli organi vascolari. Quindi una diagnosi precoce è estremamente importante. Il centro diabetologico dell'azienda UNS20 svolge un ruolo di primo piano in ambito provinciale, in sinergia con i medici di medicina generale e vi operano professionalità specializzate nella gestione del paziente diabetico. Il progetto di gestione integrata della malattia diabetica consente un miglioramento della prognosi delle tante problematiche conseguenti e correlate alla patologia. La cosa che stiamo sviluppando è quella di una condivisione della gestione della patologia diabetica integrata fra centro diabetologico e medico di medicina generale attraverso lo strumento informatico, software che consentono al medico di medicina generale di inviare dati sul computer del centro diabetologico e al centro diabetologico di inviare dati a sua volta al medico di medicina generale. Avrebbe un grande merito di evitare il raddoppio di esami che spesso vengono svolti inutilmente e quindi poter svolgere e eseguire soltanto esami strumentali biomorali che effettivamente sono necessari senza inutili ripetizioni.